Tra Acquasparta, Todi e Narni, dal 25 agosto al 5 settembre, la musica classica, protagonista della terza edizione del Festival Federico Cesi. Quali saranno le particolarità del programma di questa edizione? Allora, il programma ovviamente è incentrato sulla musica classica e il concerto d'apertura sicuramente è dedicato al Guidalian Quartet, quartetto di chitarre conosciuto e molto apprezzato nell'ambiente della musica classica a livello internazionale. Avremo non solamente concerti di musica classica, ma ospiteremo anche un concerto di pianoforte crossover del pianista spoletino Egidio Flamini, concerto jazz del pianista Alessandro Bravo e sicuramente la chiusura del festival invece dedicata come di tradizione alla musica sacra con l'intervento del cantore sistino Pietro Bisignani e del quartetto vocale di Santa Lucia del Gonfalone di Roma. Importante saranno anche le serate dedicate ai ragazzi protagonisti del festival che in contemporanea con lo svolgersi dei concerti potranno frequentare delle masterclass di alto perfezionamento con il maestro Massimiliano Ferrati di pianoforte, Paggioro per il violino e la musica da camera e con lo stesso Guidalian Quartet che attiverà all'interno del festival una manifestazione dedicata solamente agli studenti di chitarra classica, per cui abbiamo invitato anche il maestro François Laurent da Parigi a tenere delle masterclass da noi quest'anno. I migliori allievi dei corsi potranno esibirsi in spazi a loro riservati e quindi farsi apprezzare dal pubblico. L'Associazione Culturale Fabbrica Armonica, che ha organizzato il Festival Federico Cesi, ha anche pensato per la fine di ogni concerto a degustazioni di prodotti tipici delle aree a cavallo delle due province in cui si svolgono i 29 spettacoli, ma il programma prevede anche altre particolarità. Un'altra grande particolarità del nostro festival sarà anche questa dedicata ai più giovani, ai ragazzi, e sarà tenuta in collaborazione con Yamaha Italia, che ci darà la possibilità di ospitare una masterclass gratuita di un giorno che si terrà il 29 di agosto ad Acquasparta e ci sarà questo personaggio che è Donato De Sena, il trombettista dell'Arena di Verona, il principale, la prima tromba dell'Arena di Verona, che insomma, metterà a disposizione la sua esperienza proprio dei ragazzi per far vedere come si può diventare da musicisti, da grandi musicisti.